Già acceso. Siamo a posto. Penso che mi sentiate, vero? Nonostante tutto quello che è successo, ci sentiamo. Ci ascoltiamo. Ho piacere veramente di essere con voi stasera, perché ricomincia un lavoro lasciato soltanto in sospeso. Penso che il tempo non sia passato comunque in vano, insomma, ognuno ha speso questi difficili anni riflettendo su se stesso, sul proprio lavoro, anche, detto senza enfasi, un poco sul proprio destino. E quindi poi, quando si torna in qualche modo e ci si ritrova, in fondo si è forse un po' più maturi o magari più riflessivi, che non è male. Ecco, io penso che l'arte sia soprattutto riflessione, penso che grandi artisti come Pablo Picasso, di cui vi parlerò questa sera, siano proprio delle occasioni di pensiero. Certo, sono degli inventori di forme, gli artisti sono degli inventori di comportamenti, sono anche degli inventori, alle volte loro malgrado, di miti, ma sono soprattutto degli stimoli a pensare, degli stimoli a recepire la realtà. In fondo proprio ci servono per non vedere soltanto quello che abbiamo intorno. E questa è già una grande lezione, indipendentemente dallo stile che si elaborano o dai giudizi che ricevono in sostanza. E quando io parlo di Picasso, parlo di un uomo vissuto a lungo, vedete, nato a Malaga nel 1881, morto in Francia a Mougin nel 1973, quindi una lunghissima vita. Un uomo che, insomma, in qualche maniera tutti conoscono. Dire Picasso, alle volte dire una cosa che esalta o per altri invece che deprime, è stato un po', in un certo senso, proprio un punto di riferimento di tante polemiche. E però io credo che se lentamente riflettiamo su Picasso, sulle sue forme e sul pensiero che ha ispirato quelle forme, ci accorgeremo che in questa lunga vita c'è poco di gratuito e tanto di necessario, e forse anche c'è un destino che si è rivelato molto, molto presto. D'altronde questa dichiarazione di Picasso stesso già ci fa pensare. A 4 anni dipingevo come Raffaello. Poi ho impiegato una vita per imparare a dipingere come un bambino. Sembra una cosa rovescia, no? Com'è possibile che uno che dipinge a 4 anni come Raffaello voglia tornare ad essere bambino? Eppure questo è un fatto importante, perché in fondo dice che anche la bellezza dipende dall'educazione, i valori. Vedete, io ce l'ho un po' con quelli che continuano sempre a parlare di bello, il bello, il bello, la bellezza. E riflettevo su questo fatto. So che gli arabi hanno, credo, 45 termini, quelli che vivono nel deserto, per definire la sabbia. E so che gli eschimesi hanno 40-45 termini per definire la neve. Noi possediamo circa il 60% delle opere dell'intera umanità e abbiamo una sola parola per dire bello. Siamo dei veri beduini o dei veri eschimesi se ci limitiamo a questo, perché significa che non riflettiamo in realtà sulle forme, sull'arte, forse neanche su quelle che abbiamo vicino a noi, mentre dovremmo cercare tante parole per dire ciò che intendiamo in maniera piuttosto banale con bellezza, bello. Io penso che la bellezza non salverà il mondo e credo che negli ultimi tempi ne abbiamo avuto la prova. Ma penso che gli uomini possano salvare la bellezza, che noi possiamo salvare la bellezza se riflettiamo, se troviamo le parole per trovare anche le differenze tra le forme, fra le nostre esperienze, insomma se non ci omologhiamo a dei giudizi, che sono sempre dei giudizi dozzinali e che ci impediscono in realtà di pensare. Allora la bellezza di Picasso è questa strana bellezza a rovescio, no? Perché mi fa vedere l'idea soprattutto dell'arte come qualcosa che nasce con l'essere umano, che viene in fondo prima di quello che chiamiamo storia dell'arte, i grandi nomi, è qualcosa che è indistinguibile come il bambino stesso dalla propria vita, dai propri movimenti, dalla propria immediatezza. Ecco, forse allora
La prima cosa che va detta di Picasso è questa specie di strano movimento retrogrado, si potrebbe dire, no? D'altronde già Baudelaire dice nel 1863: il genio non è che l'infanzia ritrovata con la volontà. È proprio una frase di Baudelaire nel Pittore della vita moderna: il genio non è che l'infanzia ritrovata con la volontà. Se ci pensate è proprio vero, perché significa ritrovare sempre lo stupore, significa sempre ritrovare l'ignoto e anche la nostra stessa ignoranza, in fondo, no? Significa continuamente mettersi alla prova. Oddio, certo, se a 16 anni dipingo così, insomma, vuol dire che qualche cosa comunque mi è arrivato da qualche parte. Non solo, ma se mio padre è un insegnante d'arte, è anche un aspirante pittore, è anche un collaboratore per la conservazione delle belle arti a Malaga, siamo quindi nel sud dell'Andalusia, e il padre che mi ha, consentitemi questa identificazione, insegnato a tenere prima il lapis in mano e poi la matita e poi il carboncino e poi il pennello e poi tutto quello che è tecnica artistica, vede questo dipinto e dice: beh, io ho chiuso con la pittura perché mio figlio ha già raggiunto a quest'età un livello straordinario. Guardate, è un'opera davvero straordinaria, forse qualcuno di voi l'ha vista a Barcellona, nel Museo Picasso appunto a Barcellona, e qui non si finirebbe già mai di osservarla. Il corpo della donna nel letto sembra, poiché si tratta purtroppo di una moribonda, quasi inesistente. La mano, se guardate, è una mano scheletrica, c'è qualche cosa di presente e di assente. Poi vi casca l'occhio, per esempio, sulla acqua che è scesa, la macchia di umidità che è scesa in quella finestra. Guardate quanto è eloquente, basta soltanto quel particolare per farci vedere tutto il mondo che c'è intorno. E poi la presenza, naturalmente, della suora che tiene in braccio un bambino che sta per perdere la propria madre, e dall'altra parte il medico che sente ancora un polso che sta svanendo. Ci sono talmente tanti elementi, anche da un punto di vista reale, per capirci, che immediatamente ci troviamo di fronte a qualcosa di straordinario. C'è la realtà e c'è tanto di più in realtà del mondo, così come lo vediamo con gli occhi. E poi anche lo stesso titolo, La scienza e la carità. Pablo, ancora non Picasso, ma in realtà Ruiz, lo dipinge nel 1897. Ma chi era quel padre di cui vi ho detto e chi era quel figlio, naturalmente, di cui abbiamo cominciato a parlare? Beh, il padre si chiamava José Ruiz Blasco ed era un insegnante proprio di arte nelle scuole d'arte del tempo, e quindi conosceva molto bene, vi ho detto, anche la tecnica, la storia dell'arte, sono una persona colta. La madre si chiamava Maria Picasso ed è proprio dalla madre che Pablo vorrà prendere il cognome. Si tratta di una famiglia della media borghesia. Ho messo, vedete, la freccia su Malaga, e poi ho messo rispetto alla Spagna alcuni luoghi nei quali Picasso è stato, perché avviene che nel 1891 il padre viene trasferito alla Coruña, cioè in Galizia, nell'estremo nord della Spagna. Vedete che c'è un'altra freccia su in alto che segna. Quindi guardate da giù, Malaga è laggiù, un bel salto, e già anche questo è importante. Intanto perché Picasso, che è un bambinetto, ha già cominciato a dar prova di sé. Una leggenda, ma ve la passo proprio con l'idea che si tratti di una leggenda, vuole o vorrebbe che la prima parola che Pablo ha pronunciato nella vita fosse pis, pis, che sarebbe un modo per intendere il lapis. Quindi avrebbe chiesto non mamma, non mamma o quello che devono dire i bambini, non lo so quale sia, ma avrebbe detto lapis come prima parola, cioè datemi una matita, insomma, no? Ecco, quindi anche questo però dà l'idea subito, forse, di quei 4 anni di cui diceva, no? In cui dipingeva come Raffaello. Forse c'è un'inclinazione immediata, tanto è che proprio è alla Coruña che il giovane, appunto, Picasso comincia anche a studiare proprio presso la scuola di belle arti e quindi a impratichirsi dell'arte anche in senso
vero e proprio, nel proprio fare. Nel 1895 il padre viene trasferito a Barcellona, e qui lo vedete, ho segnato Barcellona lassù, una grande metropoli, quindi è un passaggio da una piccola, appunto, realtà di provincia, molto lontana, anche se bellissima naturalmente, a Barcellona. Ecco, nel 1895 Barcellona è una città, è una metropoli in pieno sviluppo. È la Barcellona di Gaudí, per capirci, è la Barcellona di De Montaner, è la Barcellona che crea il nuovo piano urbanistico con la diagonale, cioè il rifacimento, no, di Barcellona, ed è anche un crogiuolo dal punto di vista culturale, quindi questa è una benedizione per Pablo. Ora, il punto è che in fondo lui interessa tutto, è un ragazzo che ha proprio la passione per qualsiasi cosa, cioè l'arte la tira tutta, ma anche l'artigianato, e insieme ha un rapporto particolare con la gente, perché essendo in fondo di un figlio di una media borghesia non aveva nessun pregiudizio nei confronti di chi stava sotto e neanche di chi stava sopra, quindi c'è in questo senso anche un'umanità, un umanesimo spontaneo, si potrebbe dire, che per quel che riguarda Pablo ha qualcosa a che fare proprio con la pittura, cioè la Spagna vivente e la Spagna dipinta o in qualsiasi modo rappresentata sono per lui tutt'uno. E questo fatto sarà fondamentale, perché tutta la vita porterà dentro in realtà questa sintesi, anche quando risiederà a lungo all'estero. Quindi c'è comunque sempre una sorta di identità profonda che è la Spagna e ovviamente i grandi pittori spagnoli. Ora, altre vicende che avvengono, appunto, il padre vorrebbe che in realtà egli andasse a Monaco di Baviera a studiare, perché continua ovviamente sempre nei suoi studi artistici, invece Pablo vuole andare a Madrid, si sente in questo più radicato, e sappiamo che è stato a lungo studiare all'Accademia San Fernando, proprio a Madrid, una delle grandi accademie di Spagna. Ecco, e qui entra in contatto in realtà con i grandi della storia, nel senso che è ovvio menzionare il Museo del Prado, quindi è ovvio menzionare quindi la grande tradizione spagnola, che è soprattutto quella del 600, quella del 700, quindi alla Velázquez naturalmente, o anche alle spalle naturalmente la tradizione del Greco, anche se si tratta di un uomo di importazione, ma fondamentale naturalmente nel contesto della pittura spagnola, oppure venendo avanti Francisco Goya, ecco i nomi che in qualche misura sono proprio quelli che catalizzano la sua attenzione. E vedete, li vive, li sente. Quindi non c'è mai apprendimento accademico, cioè non c'è mai la reverenza, per capirci, di fronte al maestro, ma in fondo c'è il mettersi alla prova di fronte al maestro, insomma si sente in qualche modo coinvolto in un processo espressivo cominciato infinitamente prima di lui e forse destinato a procedere infinitamente dopo di lui, è parte di quel processo, è organico, si potrebbe dire letteralmente proprio a quel processo. Ora, oscilla però sempre fra Madrid e Barcellona, tra l'altro proprio a Barcellona ha una serie di contatti umani naturalmente, e verso la fine ormai del secolo, in particolare con Carlos Casagemas, che era il figlio di un diplomatico, quindi un figlio di una famiglia altolocata. Casagemas diventa proprio l'alter ego di Pablo, cioè i due vivono insieme, Casagemas era poeta ma era anche pittore, condividono tutto e condividono anche la grande passione naturalmente per l'avventura rappresentata dalla metropoli di Parigi, che in qualche maniera li chiama, perché chiaramente ecco che è uno dei luoghi nei quali tutto il fervore che anche a Barcellona, anche a Madrid c'era, si veniva sviluppando proprio con il senso di un rinnovamento delle arti che era cominciato dall'impressionismo e quindi era ormai in corso da decenni. E infatti ecco che sia Pablo sia Carlos vanno proprio a Parigi, e la prima visita a Parigi è proprio del 1900. Ora, poi ci sono, ho messo qui altre cose, adesso vi dico perché il ritorno a Malaga, ancora un passaggio da Madrid, e sempre però con l'idea di lavorare all'arte che verrà. Per esempio nel 1901 con Francisco de Assis Soler,
fonda Picasso una rivista che avrà poca vita, 5 numeri in tutto, che si chiama Arte Joven, cioè l'arte giovane, no? E quindi anche qui usare le riviste come spunto e stimolo per i giovani, quindi mutare il gusto. Ma ecco, diciamo pure la cosa fondamentale è Parigi. A Parigi ha gli stimoli importanti, in sostanza vede appunto il rinnovamento della pittura. Il disastro è che il suo amico Carlos si innamora di una ragazza che si chiamava Germanie Gargallot e che in realtà lo tradisce, gliene fa di tutti i colori e proprio lo svuota, lo distrugge, come succede a quell'età purtroppo quando ci sono delle situazioni appunto gravi anche dal punto di vista sentimentale, tanto che quel ritorno a Malaga è dovuto al fatto di aversi riportato l'amico indietro, come se tornare nei luoghi appunto della Spagna potesse tonificarlo, ed era veramente una crisi tremenda. Perché? Perché a Parigi nel 1901 proprio Carlos si suicida sparandosi in un locale pubblico, quindi una tragedia tremenda. Il compagno veniva meno in questo momento proprio nella maniera più tragica, e tra l'altro per, chiamiamola, colpa di una donna. Colpa, ma adesso qui guardate, siccome poi su Picasso e le donne se ne sono dette anche di recente, no? Una quantità, non so se si verrà a cancellarlo, non ho idea, queste fesserie di oggi sono infinite, insomma comunque tutta la questione, certo, forse è nata da lontano, le sue compagne maltrattate, ben trattate, insomma la verità è che pochi mesi poi dopo la morte dell'amico questa Germania diventerà la sua prima amante. Quindi ci sono in questo una serie di vicende che si intrecciano, insomma, chiamiamo proprio in termini catulliani, no? Di odio-amore, questo diciamo, e che però è una parte integrante dell'opera di Picasso, perché Eros, che è insieme, voi sapete, Eros e Thanatos, quindi Eros e morte, è in un certo senso la quintessenza della vita, quindi tutta la sua esperienza, tutta la sua Spagna, tutta la sua memoria, tutti i suoi viaggi, tutti i suoi sentimenti si correlano sostanzialmente proprio in questa sorta di movimento incessante, di limiti, no? Tra l'amare e l'odiare, tra il vivere, forse tra l'essere fedeli e tradire e via discorrendo, è tutto insieme, tutto gli si presenta in questi elementi attraverso la sua esperienza. Ora dico, perché dopo saltiamo a un'altra immagine, il fatto che ci saranno 4 ritorni dal 1901 a Parigi fino allo stabilirsi permanentemente nel 1904 nella capitale francese, prendendo dimora nel famoso bateau lavoir, cioè la barca lavatoio, che è appunto la casa di Picasso a Parigi, luogo di raccolta tra l'altro degli amici. E anche una cosa interessante, lo dico molto in fretta, il fatto che prima in questi soggiorni parigini precedenti al 1904 avesse frequentato sostanzialmente degli spagnoli, quindi persone che stavano all'estero, poi piano piano entra però nel circuito invece francese, parigino, anche perché, adesso lo vedremo, già prima del 1904 tiene la sua prima mostra a Parigi da Ambroise Vollard, che sarà il suo gallerista. Quindi ecco che è una fase di preparazione, ma è importante. Non è un addio alla Spagna, ma è in un certo senso un andare e venire dalla Spagna stessa. Ecco, il fatto fondamentale allora, in tutto il discorso che vi ho detto, a partire da quel primo dipinto, può essere riversato proprio in questa tela di una certa dimensione, tra l'altro, che si intitola Evocazione ed è del 1901 ed è il funerale di Casa Gemas, cioè è il funerale del suo amico. Vedete che in questo funerale ci sono tanti elementi, intanto delle straordinarie memorie della pittura, perché vi ho messo sopra 2 dipinti celebri di El Greco, in alto a destra, lo potete sempre cercare nelle didascalie, no? La Veduta di Toledo, appunto, dove El Greco è vissuto, in Spagna naturalmente, e ancora
la visione di San Giovanni sempre dello stesso El Greco, anche se è un po' schiacciata, ma notate come le figure siano quelle, notate come i colori siano quelli, cioè in realtà Picasso rappresenta la tragedia del proprio amico scomparso attraverso la memoria dell'arte. Ecco il discorso che vi dicevo, la circolarità appunto delle forme e della vita insieme. In più ci sarebbero altre cose qui, ma non voglio starci. Vedete cosa c'è? C'è l'anima dell'amico che sta salendo su quel cavallo bianco ed è salutata però, se guardate bene le calze, eccetera, da un gruppo di prostitute. E quindi già questo dà l'idea di una sorta di strana sovversione proprio di valori, nel senso che ha messo in alto quello che solitamente sta in basso, no? Appunto le lamentatrici o le figure del funerale sono in basso, mentre in alto stanno le prostitute, cioè c'è questa dimensione paradossale ma molto affascinante. E poi ancora c'è questo tema che poi ricorrerà più volte del rapporto proprio fra l'uomo e la donna, vedete, e i due, la coppia proprio, e quindi ci sono poi tanti altri elementi misteriosi che vengono messi, ma che ci danno proprio l'idea del rapporto tra banalmente la vita e la storia dell'arte. Tra l'altro questo quadro starà proprio in casa di Ambroise Vollard. Ecco, per farvi vedere quali sono le altre fonti a cui Picasso appunto si rifà, il grande Francisco Goya. Ecco, bisognerebbe andare a vedere certe opere di Goya, come il chitarrista cieco, quelle più legate proprio come vedete le portatrici di brocche, il muratore ferito che è in basso a sinistra, o ancora su, sempre il cieco appunto con il chitarrista, o i bambini, insomma è, vedete, quella Spagna quotidiana che tra l'altro proprio Goya era stato capace di esprimere in una maniera straordinaria, con uno stile assolutamente eccezionale fra l'altro, sempre così vivo, sempre così percepibile, sempre così spagnolo e insieme straordinariamente universale, no? Quindi ecco Goya senz'altro, ho detto il Greco, ho detto Goya naturalmente, e poi però ci sono anche altri artisti che Picasso vede, li vede in esposizione o a Barcellona, o li vede anche a Parigi, Pierre Puvis de Chavannes. Qui c'è l'idea per esempio del realismo di una sorta, chiamiamolo pure, di povertà, lo vedete bene in alto in questo Povero pescatore del 1879, che si lega però anche a una sorta di classicismo lineare, perché questo è un po' l'elemento essenziale di questo grande maestro, che è un maestro realista e simbolista insieme. Ecco, forse è per questo che Picasso si è sentito attratto, e vedrete che a Pierre Puvis de Chavannes tornerà tra l'altro più volte. Affreschi di Puvis de Chavannes si trovano anche alla Sorbonne, quindi era anche un pittore estremamente noto fra l'altro. E poi guarda intorno a sé tutto quello che c'è di nuovo, le innovazioni. Allora Paul Gauguin, guardate queste vecchie di Arles del 1888, o Van Gogh, cioè sono queste le immagini che si imprimono nella sua mente, nella sua memoria, e che dialogano con la tradizione che aveva progressivamente assimilato a contatto con la Spagna. Quindi ecco un altro elemento importante, quindi saremmo, si potrebbe dire, nel cosiddetto post-impressionismo, no? Ecco appunto questi elementi, ed è questo quindi il presupposto essenziale di quello che si denomina il suo periodo blu, a cui appartiene anche quella evocazione, cioè il funerale di Casa Gemas che vi ho fatto vedere. E qui è importante perché vedete la prima mostra parigina nel 1901 alla galleria di Ambroise Vollard, cioè con 64 dipinti, è un fiasco. Però espone 64 dipinti e sono tra i suoi maggiori, tra l'altro, di questo momento, a parte l'autoritratto, ed c'è un senso un po' di cupore, forse qui tante altre memorie che possono andare da Ingres a Munch addirittura, ce ne sono proprio tantissime, perché è sempre portato a creare delle sintesi. O ancora, se guardate, ho fatto vedere prima il linearismo del pescatore unito a questa dimensione classica di quelle due figure femminili di Puvis de Chavannes, se guardate appunto I poveri davanti al mare, anche quello è un dipinto che in fondo mette insieme realismo e simbolismo, credo che lo si veda piuttosto bene. Il tema è questa oscurità, si potrebbe dire, questo senso di ricerca, il senso dell'anima, il senso di guardarsi dentro, ma anche del guardare fuori.
Ora, ci sono anche momenti straordinari di acquisizione proprio in termini formali, il lavoro sulle figure, il rapporto con lo sfondo, i colori, cioè c'è un lavoro incredibile dietro queste figure che a volte appaiono estremamente semplici, semplici anche nei loro temi, la vita, i poveri, no? Non è che siano poi inventate, sono prese dalla esistenza di tutti i giorni. E poi una ulteriore trasformazione che comincerà proprio con l'abitare a Parigi, ossia l'aprirsi attraverso il periodo blu di un secondo periodo, anche questo noto, il cosiddetto periodo rosa, un periodo in cui invece lentamente si ha una sorta di animazione o di rianimazione e nella quale entra molto il tema del circo e dei saltimbanchi e in maniera particolare la figura di Arlecchino, che sarà per Picasso una figura assolutamente decisiva. Dopo ci torneremo sopra naturalmente. Vedete una svolta, per esempio, proprio quella famiglia di saltimbanchi. La vicenda proprio in Parigi è straordinariamente ricca da un punto di vista umano e anche da un punto di vista culturale, perché è chiaro che poter abitare a Parigi significa poter andare al Louvre un giorno sì e l'altro anche, si può andare a vedere naturalmente al Musée del Trocadéro, cioè il museo di arte etnica, ecco una cosa, è di arte gotica, è come dire, è l'anti-Louvre da un certo punto di vista, e una volta si chiamava solo del Trocadéro, oggi si chiama il Musée de l'Homme, perché lì c'è tutta la dimensione antropologica dell'arte, cioè l'arte non europea per esempio, e che era cosa che guardavano in tanti nella Francia di quel periodo, meglio ancora, a Parigi di quel tempo, appunto, con tanti stimoli appunto formali che venivano dalla, per esempio, arte africana o dall'arte dell'Oceania, insomma tutta quell'arte che in qualche maniera non era bella. Ecco, per tornare al discorso che facevamo prima. Quindi anche questo, apertura verso l'arte in tutte le sue forme. Quello che vedete sotto proprio è il Bateau Lavoir, appunto, e quindi siamo a Montmartre, quindi la dimensione anche comunitaria, perché in questo luogo sono veramente in tanti destinati alle migliori fortune. Intanto c'è una leggendaria compagna di Picasso che è Fernand Olivier, i due staranno insieme dal 1904 fino al 1912 e che forse è la vera donna che Picasso ha amato, infatti è quella che lo ha lasciato e quindi è anche in questo comunque una vicenda importante. Intorno ci sono figure straordinarie perché grande pittore come André Derain, adesso mi dispiace che sparo nel buio, cioè chi è André Derain? André Derain è un grande pittore francese fauve e poi destinato peraltro ad essere un classico della pittura appunto in quel paese. Maurice Denis, reduce addirittura da esperienze insieme a Gauguin a Pont-Aven, cioè parliamo di artisti importanti, o ancora ecco scrittori, poeti come Max Jacob, che sarà poi quello che ha dato il nome al Bateau Lavoir, cioè tutto figure in cerca di se stesse, si potrebbe dire, del proprio destino, e soprattutto ecco ancora Guillaume Apollinaire, il poeta Guillaume Apollinaire che diventa amico fraterno di Picasso e che è critico e poeta insieme, giornalista, una delle figure fra l'altro più importanti proprio di quella Parigi di quel tempo. Poi dopo il 1906 arriveranno dagli Stati Uniti, perché sono stabiliti a Parigi, Gertrude Stein e suo fratello Leo. Ecco che si apre anche in questo l'orizzonte americano, nel quale Picasso avrà piuttosto fortuna anche grazie a questi rapporti. Poi quello che vi ho già detto, Amoureuse Vuillard, cioè naturalmente la galleria, che sarà la galleria del primo mercante, e grandi altri critici come Daniel Heinrich Kahnweiler, tedesco che poi diventerà francese, che fa da ponte con la Germania. Ecco, un'altra cosa importante. Quindi vedete che ci sono tante ipotesi di rapporti. Ecco, tutto questo funziona in una comitiva che vive e convive, soprattutto spesso, magari andando a mangiare alla Pain Agile, che è la trattoria lì vicino, appunto, quindi si continuava a discutere e magari poi ovviamente si fumava l'oppio, c'erano tutte queste forme e si praticava il cosiddetto libero amore, quindi c'è dentro un po' di tutto, anche qui a mescolare le cose, però per Picasso è sempre un punto essenziale l'arte, cioè
può esserci tutto intorno, ma fondamentalmente resta che la sua attività è il pittore e tutti guardano a quest'uomo che fa cose, come vedere, ve lo faccio dire dal Gertrude Stein, che immediatamente anche gli altri fanno o avrebbero voluto fare, cioè questa strana dimensione dell'essere se stesso proiettato negli altri, riprendendo dagli altri quella parte di sé che è stata proiettata, quindi un movimento che diventa un vortice addirittura, anche questo è molto importante da ricordare. Tra l'altro si tiene al Bateau Lavoir proprio un anno prima che morisse una festa per Henri Rousseau, il doganiere, che è un altro personaggio molto strano, un pensionato dalla dogana che quando diventa pensionato si può dedicare all'arte, non sono tanti anni ma diventa un punto di riferimento essenziale ed è, e non ho modo, mi dispiace, ma ve lo segnalo se vorrete vederlo, basta che mettiate Rousseau come Rousseau il filosofo, il doganiere e vengono fuori dei dipinti che sembrano dei dipinti di un bambino. È la fonte di Frida Kahlo, per capirci. Quindi ecco che il tema, il genio non è che l'infanzia è ritrovata con la volontà, risuona anche nell'opera di questo pittore e Picasso ha, e anche lo stesso Henri aveva per Picasso molta simpatia, quindi c'è una specie di scambio. Ora, la cosa importante qui, quindi, è il fatto che, andiamo un po' in fretta, che in questo periodo rosa, grosso modo dal 1905 al 1906, quindi inizia appunto col trasferimento, poi superamento del periodo blu e periodo rosa, ecco la figura dell'acrobata e dell'arlecchino e la famiglia di acrobati, vedete quel dipinto? Ecco, è una specie di strano darwinismo nel quale però tutto il passato si conserva, cioè vedete che dallo scimpanzé si passa alla mamma con il bimbo e a questo arlecchino che è il padre, ma sembra essere padre dell'intera filiera, cioè in realtà come è nello stesso vestito di arlecchino c'è tutto. La gorgiera qui abbiamo, ma c'è naturalmente anche l'abito, in altri casi vedete che lo dipinge proprio con le losanghe e se ci pensate in effetti Arlecchino è la più mobile di tutte le figure. È inarrestabile, si potrebbe dire, no? È furbo, è anche cattivo però, intendiamoci, quindi porta dentro di sé più nature, no? È in fondo una dimensione plurale anche nella propria interiorità e direi che proprio il costume a losanghe è la proiezione diretta di questa capacità di mettere insieme tante facce della realtà. Vogliamo dire anche tanti cubi, se queste facce sono riportate a delle figure geometriche, cioè tante sfaccettature, possiamo dire così. Quindi la figura di quel padre che guarda al proprio figlio e alla madre fino, si potrebbe dire, al protogenitore, no? Quindi fino allo scimpanzé, è un modo in realtà per creare un circolo, non per creare una selezione per cui l'ultimo debba essere superiore al primo, ma anzi, l'ultimo è il primo. E in fondo, nella sua danza, nel suo movimento, c'è la stessa spontaneità dello scimpanzé quando sta sull'albero. Allora capisco perché a 4 anni dipingevo come Raffaello, ma ho imparato, ci è voluta tutta la vita per diventare un bambino. Ecco il punto fondamentale. Quindi tutto insieme e il tempo soprattutto è tutto continuo. La memoria rende il tempo continuo, cioè per dirla come verità l'arte è tutta contemporanea. Dai tempi più remoti fino al presente. Ecco in fondo il senso dell'Arlecchino. È vero? Proviamo a fare una prova. Intanto il ritratto di Gertrude Stein, nel quale Gertrude non riconobbe se stessa, ma riconobbe però la propria intelligenza. E la Stein fu a Parigi gallerista, tra l'altro, e anche acquirente di opere, tra l'altro proprio attraverso la Stein, Picasso conosce Matisse, di cui parleremo la volta prossima, nel 1906, quindi ponte anche di queste amicizie importanti. Ecco questo ritratto di Gertrude che vedete in alto, ecco, l'ho studiato per settimane con un amico pittore e voi non avete idea della quantità incredibile di colori che sono impiegati. Al di là del fatto che ci sono citazioni che vengono da Goya, citazioni che vengono da Manet, citazioni che vengono da Cézanne, cioè citazioni che vengono da Piero della Francesca. Perché?
ma perché in quegli stessi anni, si apriva un discorso proprio relativo all'arte italiana, e lo portava a Parigi Bernard Berenson, il grande storico americano che viveva a Villa Itatti vicino a Firenze, che era in rapporto diretto con gli Stein, cioè con Gertrude e con Leo, e che andò a Parigi a ritrovarli e che tra l'altro conobbe Picasso e Matisse, ed era in quel momento colui il quale stava proprio ritirando fuori Piero della Francesca. Quindi tra l'altro ci sono un'infinità di rapporti possibili che si sviluppano tramite queste relazioni. Vedete, il sistema è sempre questo, essere tutto insieme. Allora, ho messo questo Arlecchino, ecco, in più lassù, vedete, dice, sono le parole, this one, che sarebbe Picasso, was being one whom some were following, era qualcuno che gli altri stavano seguendo. E ancora, this one was one who was walking, costui era qualcuno che stava lavorando, e mentre lavorava gli altri lo seguivano. Ecco, c'è questo tema proprio fondamentale, quindi anche degli altri che lo seguono, come un arlecchino che continuamente produce appunto i suoi esercizi. Confronto straordinario avviene tra Picasso e Paul Cézanne, che muore nel 1906, si tengono retrospettive in Parigi, le famose grandi bagnanti sono senz'altro già una sintesi alla quale Picasso ha guardato, tra l'altro proprio Cézanne aveva cominciato da Il Greco, quindi ci sono anche in questo, in artisti di generazioni diverse, come ovviamente Cézanne e Picasso, degli interessi convergenti che poi il più giovane porta avanti. Ecco ancora le grandi bagnanti, appunto, e poi quell'incredibile miracolo che sono le demoiselles d'Avignon, le signorine d'Avignon. Vedete, Picasso a questo punto non ha più problemi di oscurità, in fondo si è impossessato anche fisicamente, si potrebbe dire, di se stesso. L'autoritratto ormai ha queste spigolosità che sembrano dovute al fatto che è proprio la mente che in questo momento pensa e produce l'opera, quindi si è affrancata dalla natura senza dimenticarsela, ma senza rimanerne più soggetta, come in fondo un po' si vedeva ancora nel periodo blu e già meno nel periodo rosa. Qui siamo arrivati a tirare una mattonata nella vetrina della finestra prospettica rinascimentale, perché queste figure sono come delle schegge, si potrebbe dire, di questa mattonata, nel senso che cosa sta facendo? Intanto Germanie è una di queste, ma non aprite quella porta naturalmente, quindi c'è come se un ricordo anche fra queste prostitute, in cui mette la propria amante traditrice del proprio amico, quindi c'è anche un gioco in questo un po' crudele, potremmo dire così, con un eufemismo, ma soprattutto la cosa incredibile è che la figura in basso a destra compie qualche cosa che noi abbiamo visto solo con raccapriccio nel film L'Esorcista, se vi ricordate con me, cioè la bambina che sale la scala e con la testa che le si gira e guarda quindi dalle scapole. Ecco, questa fa la stessa cosa, cioè in realtà è l'impossibile a vedersi che si vede, un corpo che mi dà le spalle di cui io vedo il viso, che propriamente non è un viso ma è una maschera africana, come quelle che Picasso vedeva appunto e che anche in certi casi ha collezionato al Trocadero o in altri luoghi a Parigi. Quindi una sintesi, si potrebbe dire, di una quantità di elementi, ma soprattutto qui c'è l'idea di avere totalmente infranto il punto di vista unico, cioè l'opera è in realtà un insieme di elementi che vengono costruiti simultaneamente, aumentando, si potrebbe dire, la superficie plastica, come se io, per capirci, in un cubo potessi vedere quattro facce contemporaneamente. Ecco, e questo è un dato assolutamente fondamentale, perché significa che il centro dell'opera non è più il mondo, ma è l'io che guarda il mondo. E non solo è l'io che guarda il mondo, ma questo io che guarda il mondo diventa il mondo che guarda, e quindi è un modo per superare l'interno e l'esterno facendo un centro di gravità permanente. Cerco un centro di gravità permanente. Ecco il punto. Allora non sono più né orizzontale né verticale. Non ho tempo di leggere, perché avrei voluto, di Gertrude Stein, un passaggio in cui dice che le ricordavano i quadri di Picasso, lui che non era mai stato, lei sì, lui no, su un aeroplano, un paesaggio americano visto dall'alto, cioè come se la libertà dell'aeroplano fosse, quando si guarda dall'oblò in basso,
quella di assumere tutte le posizioni nei confronti della crosta terrestre, quindi di fare vedere per capirci la realtà sotto tutti i punti di vista. Quindi ecco, questo è un dato di libertà eccezionale, nessuno era mai arrivato a questo. Matisse vide questo quadro e disse: Picasso me la pagherà, perché aveva capito che era successo qualche cosa di irrimediabile. Naturalmente poi vedrete che ha molto rimediato, e bene, Matisse, a quella stessa crisi, ma era effettivamente un problema enorme. E qui vado con velocità a farvi vedere come proprio nelle Demoiselles d'Avignon si ritrovino, dove non ve li aspettereste, delle presenze del passato. Ma siccome vorrei sempre essere non creduto sulla parola, ma attraverso le immagini, vedete che per esempio in queste figure sacre sono di un pittore catalano del XII secolo che ho visto io a Barcellona al Museo dell'Arte Catalana, e quindi ha visto anche Picasso meglio di me naturalmente, che vengono riportate, guardate i volti, gli occhi all'interno di quell'opera. Non solo, ma se guardiamo dall'altra parte è ovvio che ci sono anche le maschere, quelle sono proprio maschere africane che vengono inserite all'interno dell'opera. O ancora, se guardo meglio, meglio di quanto faccia vedere questa immagine, ecco che anche le stesse bagnanti, le stesse grandi bagnanti di Cézanne, le ho ridotte, sono un'altra fonte. Inutile dire che magari anche in una strana immagine di una mano che appare lassù, che non si capisce chi sia, forse c'è una citazione da Goya delle famose fucilazioni, ma questa è un'altra cosa. Tutto però può essere, perché tutto è insieme. Quindi l'idea è proprio questa, la dimensione geometrica è una dimensione che prende il posto della realtà. Ci stupiamo? No, prendete il vostro cellulare e avete in mano un quadro cubista. E siete, nous sommes tous des cubistes. Siamo tutti dei cubisti senza saperlo, perché la logica nella quale ci muoviamo è esattamente questa qui, con tanto di sfaccettature. Non c'è niente di più cubista dello stesso display che vi viene dato, con tutte quelle immagini. E pensate quanto era già cubista, per esempio, un quotidiano, comprato tutti i giorni. Non c'è forse lì una spezzettatura di tutta la realtà mondiale, addirittura ricostruita attraverso forme oltretutto geometriche e fotografiche, che sono proprio le caratteristiche della stampa che noi compriamo tutti i giorni o che compravamo. Il dato quindi non è assolutamente arbitrario, ma è pensiero, ma è un favorire quindi un pensiero addirittura autonomo rispetto alla natura, che costruisce la natura secondo forme geometriche e che continua in quella dimensione di reciprocazione fra le facce, ciò che sta dentro e fuori, scomponendo analiticamente proprio gli oggetti. Dovete immaginare, per esempio, questo non è un caso che sia un fisarmonicista, che qualsiasi oggetto possa essere una fisarmonica, cioè io lo posso aprire e chiudere. E quella, appunto, quel soffietto che sta nel mezzo è il moltiplicarsi delle facce, no? Si aumenta e si restringe, come avviene proprio in questo fisarmonicista. O ancora la donna famosa con ventaglio. In questo contesto poi si andrà verso in certi momenti, perché c'è anche uno sviluppo, una sorta di semplificazione, si arriverà anche a un cubismo sintetico, più legato per esempio alla tecnica, guardate Journal, quindi ho citato prima i giornali non a caso, la tecnica del collage appunto che Picasso di fatto inventa e che pratica con lui un nuovo sodale importantissimo, ossia il grande Braque, Georges Braque, che è l'altro pittore compagno di strada, perché poi sono tanti i pittori che lavorano nel contesto del cubismo. Ho ricordato Braque, ricordo ancora Fernand Léger, per dirle, ma sono veramente, veramente tanti. Perché? Perché Picasso ha fatto una cosa per tutti, e poi tutti fanno quella cosa a modo loro, però l'input, per capirci, l'impulso è stato dato, fino ad arrivare non solo a lavorare con la scultura per poter lavorare la materia direttamente con le mani, ma portando proprio dentro l'opera anche degli oggetti del mondo circostante, anche se questa, per esempio, natura morta con sedia impagliata è costruita e non è proprio un oggetto. Ma i dadaisti e Duchamp, quando faranno i loro ready made e quant'altro, vengono dal cubismo. Quindi l'idea che se un quadro diventa un oggetto, anche un oggetto possa diventare un quadro, no? Questi sono i temi essenziali. Ancora per far vedere un grande pittore spagnolo anche lui, cioè Juan Gris, appunto, che fa il ritratto a Picasso, e questo è Guillaume Apollinaire, appunto, l'amico di Picasso. Qualche opera
appunto del periodo cubista, l'afficionado appunto, oppure violino, bicchiere, pipa e calamaio, siamo nel periodo prima della guerra, poi ahimè scoppia la guerra nel 1914, c'è una diaspora perché molti artisti sono richiamati alle armi, c'è chi come Apollinaire va volontario, sarà ferito e morirà nel 18, reduce da una terribile trapanazione del cranio, non per quello ma per la Spagnola, la famosa epidemia di Spagnola, si porta via l'amico, un altro grande amico di Picasso, appunto Guillaume Apollinaire, ecco, e però Picasso è spagnolo, non è coinvolto quindi nella vicenda bellica direttamente, tutti sono partiti e lui entra in contatto con Jean Cocteau, grande scrittore francese che sta lavorando per i Balletti Rossi e per l'impresario Daguilev, famoso amante di Nijinsky, no? Conoscete forse un poco quella vicenda. E Cocteau sta proprio pensando ad uno spettacolo che si chiamerà Parade e che avrà la musica di Erik Satie. È uno strano spettacolo senza una trama, basato sostanzialmente come un balletto, è un balletto, è scritto per i Balletti Rossi, su pure forme. Picasso viene in Italia, va in Spagna prima, poi arriva a Roma e per ispirarsi, per ritrovare anche un po' di pace, perché la vita l'aveva provato, nel senso che dopo aver lasciato Fernando Olivier, è vero, aveva avuto altre amanti, ma aveva molto amato appunto Eva, cioè Eva Goel, che purtroppo era morta di tisi nel 1915, quindi un momento grave nel quale Picasso arriva, si potrebbe dire, a cercare di nuovo le origini e la luce del Mediterraneo, e in maniera particolare Pompei, visita Pompei nel 1917. Qui lo vedete con Leonid Massin, lo diciamo alla francese, un russo, ballerino, coreografo, tra l'altro di grandissima elevatura, appunto, nella cerchia appunto dei Balletti Rossi. Per cui di fatto Picasso comincia a lavorare e produce, tra l'altro, questo straordinario sipario, non so esattamente questo che abbiamo qui, ma quello di Picasso è 10 metri per 17, pensate che cosa incredibile. Comincia tra l'altro a lavorarci anche a Napoli, poi a Roma, poi lo finirà a Parigi, vedete che debutta Parade appunto nel maggio del 1917 e qui è già un altro Picasso, però vedete gli arlecchini, però vedete tutti questi elementi sostanzialmente che riprendono anche le fasi del periodo rosa e queste proprio sono le scene del balletto. Non ho possibilità di farvi vedere, ma vedete che è un cubismo vivente, è anche un espressionismo vivente, c'è una quantità di elementi, in fondo c'è poi una bambina che danza e che è un po' l'elemento conduttore, musica di Erik Satie. Continuerà a lavorare ancora per i Balletti Rossi, ci saranno altre quindi commissioni che riceverà anche dopo la fine della guerra, ma ritorna sempre alla figura dell'Arlecchino. Guardate, nel 17 ha avuto la fortuna di incontrare Olga Koklova, che era una ballerina dei Balletti Rossi e che diventerà sua moglie nel 1918. Olga non vorrà mai divorziare da Picasso, tra i due c'è un contenzioso perché a un certo punto Picasso se ne va per un'altra e nel 1921 era però nato appunto il figlio dei due che si chiama Paolo, figlio di Olga e di Picasso, il primo figlio appunto di Picasso. Vedete, Olga è in realtà una specie, si potrebbe dire, di idolo. Per Picasso è fondamentale e in questa dimensione di una maternità mediterranea, ecco che arriva un nuovo confronto quindi con la vita, ritorna Puvis de Chavannes di cui vi ho detto, ecco, lo ritroveremo naturalmente. Se guardate sulla sinistra, proprio le tre bagnanti sono la sintesi di un nuovo stile monumentale che ha la sintesi del cubismo ma ha memorie profonde nella storia dell'arte. Vedete, dice Picasso, l'arte non ha passato né avvenire, l'arte che è impotente ad affermarsi nel presente non si realizzerà mai, non è al passato che appartiene l'arte greca o l'arte egiziana, sono più vive oggi di quanto non lo fossero ieri. Vedete la contemporaneità.
assoluta nell'opera dell'artista. E qui comincia uno straordinario ritorno alla figurazione. Guardate questa italiana del 1919, a proposito della nostra tradizione dal Rinascimento in su. Quante risonanze qui possiamo sentire a proposito degli studi, appunto, che ho citato prima, o ancora le Tre Bagnanti del 1920. Entra proprio il tema della donna, della donna solare, della donna mediterranea e della madre. Vedete, madre e figlio in riva al mare. È una sintesi, appunto, una nuova sintesi, una dimensione straordinaria in cui si sente però tutto il pregresso, quindi non è andato perduto nulla, non c'è nessun ritorno all'ordine, per capirci, ma è un continuo girare la ruota che fa ogni volta, si potrebbe dire, la spola fra presente e passato, fino al passato più remoto. Straordinario ancora il flauto di Pan, guardate queste figure, sono veramente, forse ve le avete viste, c'è stata una bellissima mostra qualche anno fa alle Scuderie del Quirinale, appunto, dove c'erano proprio questi dipinti, quindi avete avuto l'occasione di vederli naturalmente. E anche straordinario questo ritratto di Olga del 1923, forse una delle cose più belle che Picasso abbia appunto dipinto. Poi vedete donne che corrono sulla spiaggia, cioè è un continuo lavoro sulle forme, nelle forme. In realtà non ha mai revocato niente, ha sempre dentro di sé tante trasformazioni. Da un lato vedete Paolo, che è il figlio, appunto, vestito da Arlecchino a sua volta, come dire che tutto continua naturalmente, o ancora le Tre Danzatrici, che sono proprio del 25 e che sono invece un dipinto post-cubista, quindi non è per niente tornato all'ordine, ma continua a lavorare sempre, si potrebbe dire, guardando in tante direzioni. Tra l'altro questo dipinto verrà esposto in una delle prime mostre surrealiste, perché nel 24 Breton ha lanciato il suo manifesto del surrealismo e quindi Picasso, che non sarà mai un surrealista, però viene coinvolto dai surrealisti Breton, e Paul Éluard, il grande poeta Paul Éluard, diventerà uno dei suoi migliori amici. Poi ancora andando avanti, sempre in questa ricerca, siamo nel 32 o nel 37, qui solo per farvi vedere appunto Olga. Koklova non gli darà mai non consentirà mai al divorzio, morirà fra l'altro nel 1955. Altri sono le donne che entrano, come Marie-Thérèse Walter, da cui nasce, è rappresentata a sinistra nel 1935 una figlia, Maya, appunto, quindi dopo il figlio avuto con Olga, il figlio con Marie-Thérèse, e poi entra invece una francese fotografa e pittrice, Dora Maar, nel 1936, che è quello che vedete lì a destra. Poi ancora ricerche, vedete ancora scomposizioni e ricomposizioni, e poi naturalmente Guernica. Nel 1934 Picasso torna in Spagna, è una fase difficile, quella che purtroppo nel 1936 porta allo scoppio della guerra civile. Naturalmente Picasso accetta di fare il direttore del Prado, tra l'altro, anche se quando comincia la guerra civile immediatamente va a Parigi, quindi è un direttore in contumacia. Però nel 1937, sapendo del bombardamento che purtroppo abbiamo fatto anche noi italiani insieme ai tedeschi e agli spagnoli di Guernica, dipinge questo famoso quadro Guernica, appunto, che è il modo nel quale il cubismo, che sembrava la più astrusa delle forme d'arte, corrisponde perfettamente alla vicenda della guerra, e purtroppo della guerra che poi in Europa insanguinerà non soltanto il nostro continente, ma anche gli altri, la seconda guerra mondiale. Viene esposto appunto a Parigi, nel padiglione spagnolo, la famosa storia di quel tedesco che si è avvicinato al quadro dicendo: maestro, avete dipinto voi questo orrore? E lui avrebbe risposto: no, l'avete fatto voi. E quindi questo è il fatto che va ricordato. Ora, ancora altre cose, vedete, dalla Spagna al mondo, perché purtroppo la guerra civile in Spagna, che fa quasi un milione di morti, finisce nel 1939, che è l'anno stesso in cui, 1 settembre, comincia la seconda guerra mondiale. Quindi questa donna che piange, che sarebbe proprio Dora Maar, tra l'altro, è una specie di, si potrebbe dire, di Maddalena o di donna comunque addolorata naturalmente, e quindi ecco le distruzioni terribili dai lager appunto nazisti alla bomba di Hiroshima, quindi la perdita in questo del senso dell'umano, e forse il bisogno però di continuare a dipingere in fondo rispondendo anche con l'arte a queste distruzioni.
Non ho un gran tempo ancora per dirvi che ovviamente il successo di Picasso è stato straordinario negli anni 20, negli anni 30, continua attraverso la guerra, nel senso che supera la crisi della guerra negli anni 40, negli anni 50, le mostre non si contano praticamente in tutto il mondo, quindi diventa un artista che ha un successo assolutamente straordinario e anche una ricchezza assolutamente straordinaria che gli consente tra l'altro di comprare un castello dopo l'altro, dove peraltro si reca anche ad abitare. Nel 1946 si trasferisce ad Antibes, per esempio, e anche lì vive proprio in un castello, appunto, e si accorda con le autorità comunali per poter fare anche un museo. Quindi ci sono anche in questo altre questioni. Poi altre figure femminili, François Gillot, che è la compagna dal 1943 al 1953 e che gli dà due figli, cioè Claude e Paloma, che sono nati nel 47 l'uno e nel 49 l'altro, ma mentre lavora e pensa tra l'altro ad esempio a come esprimersi attraverso la terracotta, attraverso tutti i materiali possibili, quindi c'è anche tutto questo aspetto poi delle arti applicate, in fondo abbiamo detto che gli interessava ogni tipo d'arte, insomma, quindi dall'intaglio ligneo alla terracotta, tutto quello che poteva, la ceramica naturalmente, quindi tutte le forme di decorazione, che l'opera non è ancora stata interamente censita, pensate che cosa, è morto nel 73, quindi la vastità è incredibile, perché lavorava continuamente, quindi le mani non stavano mai ferme, per esempio in senso più alto, Ragazze sulla riva della Senna, perché è un famoso dipinto di Gustave Courbet, perché Picasso si misura con tutta la grande tradizione della pittura che lo aveva preceduto, quindi anche con Courbet, rifacendo ovviamente le cose a modo suo. O ancora riprendendo il Goya delle fucilazioni, riprendendo anche il senso stesso di Guernica, con altre guerre che sono ovviamente intervenute, il massacro di Corea del 1951. Vedete che proprio questo è un linguaggio, per esempio, che si ritrova in tutta l'arte del Sud America. Basta che pensiate, non so, pensate a Matta, ma pensate anche prima, a proposito delle forme che avete visto prima, i muralisti messicani, cioè sono inconcepibili senza l'influenza di Picasso, Jackson Pollock, la New York School, anche quelle sono altri elementi incomprensibili, De Kooning non esiste senza Picasso, cioè ci sono in questo l'irradiazione, guardate la Stein che diceva c'è uno che lavora, no? E gli altri lo seguono, ecco, questo direi che è il fatto, insieme dentro e fuori la storia. Siccome non invecchia mai, ecco che c'è questa famosa fotografia di Cap, appunto, di Picasso in riva al mare con François Gillot, appunto, in Costa Azzurra nel 1948, e qui ho messo un po' verso sud, vedete, ho messo un po' anche delle sue produzioni, appunto, nelle decorazioni, nella ceramica, così per darvi un po' un'idea generale. E poi, insomma, veramente è sempre nudo, è sempre vestito, vedete, danza continuamente, in fondo tutto dipende da se stessi, è un sole nel ventre dai mille raggi, questo sole forse gli si era accesa quando aveva 4 anni, quando forse dipingeva come Raffaello, ma avrebbe voluto dipingere come un bambino, in fondo è un sole nascente o perpetuamente nascente, credo che sia al di là del bene e del male, al di là anche dell'ultima, tra l'altro, compagna, Jacqueline Roquet, che tra l'altro si è tolta la vita nel 1985 proprio in uno di questi castelli dove era stata con Picasso, perché è chiaro che, maledetto finché volete, ma un uomo indimenticabile, immagino, quindi c'è tutta una questione intorno, e di odi e di amori, come erano stati all'inizio con il suo amico Carlos e le loro amanti, riuscite o non riuscite, ma fondamentalmente direi che proprio al di là del bene e del male, davvero, quando guardiamo questo Picasso che ha ancora voglia di ballare in un'età avanzatissima, pensiamo che davvero, davvero, come diceva Baudelaire, il genio non è che l'infanzia ritrovata con la volontà. Grazie.